Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, ve l'avete richiesto e ho deciso di ascoltare le vostre richieste. Quindi eccomi qui a fare la lista dei 30 ragazzi che potrete incontrare in Giappone. Allora, che dire, innanzitutto grazie per esservi visti il video mio dell'altra volta in cui vi dicevo le ragazze che vanno per la maggiore in Giappone. E spero che questa classifica lista, anzi, dei ragazzi vi potrà piacere. Vi dico subito che purtroppo me ne intendo un pochino meno sull'argomento e anche le categorie sono un pochino meno definite, almeno pensavo. In realtà, facendo delle ricerche su vari siti giapponesi, ho scoperto che sono veramente definite e le ragazze hanno delle idee molto chiare su che tipo di ragazzi vogliono e che tipi di ragazzi invece non vogliono. Quindi vi leggerò insieme la lista e spero vi divertirà. Ragazzi, veramente vi farà morire dal ridere. Io prima di fare questo video ero convinto che esistessero soltanto quattro tipi di ragazze principalmente: i ragazzi erbivori, i ragazzi carnivori, i ragazzi kyabetsuroru, ossia carne avvolta in un cavolo, e i ragazzi asparabacon, che sono praticamente degli asparagi avvolti nella pancetta. Che già detto così direi, ma che cazzo dici? Vi do ragione. Però ragazzi, sono sicuro che dopo aver visto questo video capirete perfettamente che cosa voglio dire e capirete perfettamente in che categoria classificarvi. A fine video farò anche un test, quindi non perdetevelo. Comunque ragazzi, prima di iniziare vi chiedo gentilmente di lasciare già il mi piace, così sulla fiducia, e commentate già che ci siete. E adesso prendetevi comodi, vi prendete una bella tazza di tè o cappuccino e andremo a leggere questa lista. Io ho cercato di interpretare nel migliore dei modi, spero che nessuno si scandalizzi e che nessuno si offenda. E volevo anche ricordarvi che ad aprile organizzerò un viaggio in Giappone, un altro Giappo Tour con Blueberry Travel, e saremo io e il mio amico Mangaka, quindi sono contentissimo di potermi fare il mio secondo tour con Mangaka, perché vabbè, è il mio grandissimo amico, è una delle persone più simpatiche che conosco su YouTube, conosco anche tanti altri come Eriko, Erikyo, Bao, che ne so, Soul Mafia. E niente, questo tour, io la cosa che ho chiesto a Blueberry era di tenere il prezzo il più basso possibile, perché l'anno scorso l'avevo fatto, costava un pochino di più. Quest'anno invece siamo riusciti a tenere il prezzo sui 1000 euro, anzi un po' meno, per farsi una settimanina a Tokyo insieme a me. Quindi chi volesse venire, vi lascio in descrizione il link per prenotarvi. Mi raccomando, scrivete SebaKit se venite dal mio canale. Iniziamo dai primi, che era quelli che conoscevo anch'io, che sono i ragazzi erbivori. Sono degli uomini piuttosto timidi ed indecisi che rispettano le decisioni delle donne. Vi chiederanno in continuazione la vostra opinione e che cosa volete fare. Si lasciano condizionare molto facilmente da quello che volete fare voi e non hanno un grosso impulso sessoso. Sono una tipologia di ragazzi che comunque magari in Italia non va molto per la maggiore il ragazzo erbivoro, ma per le giapponesi è un ragazzo estremamente popolare. Però se volete mettervi con un ragazzo erbivoro, consiglio che vi do, fate voi la prima mossa, altrimenti questi non la faranno di sicuro. Poi sono i ragazzi carnivori, che come dice la parola è l'opposto dei ragazzi precedenti, ossia sono molto sicuri di sé, fanno la prima mossa loro sicuramente, sono carismatici e si relazionano molto bene con gli altri, tuttavia sono anche molto testardi ed egoisti. Passiamo alla terza categoria di ragazzi, che sono i ragazzi onnivori, Zashokukei Danshi. Questi ragazzi hanno delle caratteristiche sia degli erbivori che dei carnivori. Particolarità: a questa tipologia di ragazze vanno bene una haba molto hiroi di ragazze, ossia vanno bene tutte, basta che respirino. Passiamo ai ragazzi cane, ossia gli Inukei. Questi sono come dei cani, quindi molto fedeli, sono amichevoli e adorano essere lodati e coccolati proprio come un cane. Comunque anche questa è un'altra tipologia di ragazzi molto popolare tra le ragazze giapponesi. Il loro opposto sono i ragazzi gatto, ossia i Nekokei Danshi, che questi invece sono una tipologia che è molto meno popolare tra le ragazze, perché i gatti, sapete, è molto più difficile entrare nel cuore di un gatto. Io personalmente, vabbè, adoro sia i cani che i gatti, ma preferisco i gatti. Tuttavia questa è una delle personalità che cozza maggiormente con le ragazze giapponesi, perché appunto queste ragazze sono egoisti, pensano sempre a loro stessi e adorano anche stare da soli, a meno che non hanno bisogno di qualcosa. E fanno parte di questa categoria i ragazzi che si approfittano molto delle ragazze, e anche gli hosto, per esempio, non so se sapete, quelli che vanno a bere con le donnine e cercano di spigliarli più soldi possibili, ecco. C'è una categoria di ragazze che vanno pazze per loro, che sono le ragazze infermierine, definirei. Sapete quelle ragazze che si fanno trattare malissimo da un uomo e poi dicono: io lo posso cambiare,
vanno solo capiti. Quindi sono proprio come un gatto che scappa e ste povere pazze che cercano in qualche modo di rincorrerlo, ecco. Passiamo alla sesta categoria, che sono gli uomini cactus. Gli uomini piante, che sono i shokubutsu danshi. Era un po' titubante a mettere questi ragazzi in questo elenco, perché devo dire che non mi piace molto la terminologia shokubutsu danshi, perché per definire un ragazzo in coma o completamente paralizzato in giapponese direste shokubutsu no jotai. Come se dite sono ridotti a dei vegetali. Però non si tratta di ragazzi in coma o di ragazzi paralizzati in questo caso, ma si tratta di ragazzi che sono estremamente passivi, a cui non interessa né il romanticismo né il sesso. Hanno bisogno di una piccola quantità di cibo e hanno un corpo sottile e delicato, e hanno la caratteristica di muoversi veramente poco, proprio come delle piante, quindi non amano uscire di casa o fare le uscite. Soprattutto questa tipologia odia uscire con tante persone, quindi se avete una compagnia di amici non portatevi dietro un shokubutsu danshi, perché sarà veramente di intralcio e non vi potrete godere la serata. Passiamo adesso ai ragazzi bestia, che sono i Mojuke. Sono i ragazzi, diciamo, ora ora, che vabbè, a voi che siete italiani, se non capite il giapponese non vuol dire niente, però i ragazzi ora ora sono praticamente una digievoluzione dei carnivori, quindi vogliono fare tutto loro, sono dei ragazzi estremamente possessivi. In realtà questi ragazzi non amano, ma come dire, vogliono possedere la ragazza, quindi gli diranno come vestirsi, di che persone può frequentare, quale non possono frequentare. Loro potranno fare quel cazzo che vogliono, mentre le ragazze dovranno subire. E come ve l'ho descritta, sembra una tipologia di ragazzi che sicuramente non farà impazzire tante ragazze, direte voi. Ma invece c'è da dire che in Giappone ci sono tante ragazze che sono contente di farsi dominare da questi uomini. Personalmente io penso che se un ragazzo si comporta in questo modo non vi ama, e poi soprattutto spesso questi ragazzi, vabbè, qua non l'ho messo in lista, però spesso usano le mani e possono essere anche molto violenti. Cioè veramente un piccolo tassello tra essere un uomo bestia e essere una bestia di uomo. Andiamo avanti con la prossima tipologia che mi ha fatto spanzare dal ridere, che sono gli uomini sale. E vi assicuro che non capivo che cosa sono gli uomini sale, però questa è una distinzione che non si fa in base alla personalità, ma è più una distinzione del volto. Perché in Giappone dovete sapere che ci sono varie tipologie di volto, ci sono quelli con le facce più koi o quelli con le facce più sui. Io per esempio la mia faccia è piuttosto koi, perché ho gli occhi molto grandi, il naso comunque vabbè alto e le labbra carnose. Per i giapponesi il mio volto è molto koi, perché poi la mia faccia è anche piccola e le parti sono abbastanza grandi. Per un italiano magari il mio naso non è particolarmente grande, i miei occhi non sono, cioè no, i miei occhi forse sono grandi lo stesso, però ho il viso abbastanza, diciamo, non così i miei tratti non sono così pronunciati, però rispetto a un giapponese evidentemente sì. Questi sono definiti ragazzi salsa di soia oppure ragazzi salsa tare, diciamo. Mentre i ragazzi shio, che vuol dire ragazzi sale, sono quei ragazzi più semplici che hanno dei tratti estremamente minuti e delicati, come per esempio può essere Yuzuru. Sapete, il campione mega olimpionico di pattinaggio artistico, lui per esempio ha questa tipologia di volto, e devo dire che sono una tipologia che piace molto a molte ragazze giapponesi. Cioè ci sono le ragazze a cui piacciono di più i ragazzi stile straniero, magari come quelli di Okinawa, con il viso molto koi e ben definito. Però ci sono anche quelli che invece preferiscono una tipologia magari con dei lineamenti un pochino più delicati, ecco. Personalmente a me le giapponesi piacciono di più con questa tipologia delicata. Per esempio Eriko e anche Kumiko sono due ragazze con una faccia piuttosto usui, tutte e due molto belle, per carità, però una faccia usui. Mentre il mio amico Akaso, per esempio, c'ha una faccia molto koi, mentre il mio altro amico Mitsu c'ha una faccia un pochino più usui. Sono entrambi due bei ragazzi, però hanno dei tratti somatici diversi, ecco. Attori come per esempio Ayano sono considerati ragazzi sale, o anche Ninomiya degli Arashi è considerato una faccia sale, mentre magari una faccia salsa di soia sarebbe, sempre prendendo gli Arashi, Matsu Jun. Lui c'ha la faccia molto più koi. Mi sono soffermato fin troppo sui ragazzi sale, passiamo ai ragazzi possi. Sono i ragazzi, diciamo, a cui piacciono le donne senza tempo, quindi sono innamorati della donna un pochino più all'antica, che sa cucinare, non amano le donne indipendenti e quelle in carriera. Quindi della categoria del video delle ragazze andrebbero pazzi per le ragazze aspiranti casalinghe, mentre non andrebbero d'accordo con le ragazze in carriera, per farvi capire in poche parole. Poi ci sono i ragazzi insetto. Allora, qua vi devo fare una piccola lezione di giapponese per farvi capire che cosa intendono per ragazzi mushi. Insetto in giapponese si dice mushi, però mushi lo potete scrivere o con il kanji di insetto, appunto, quindi mushi, oppure lo potete scrivere con questi due kanji, che vogliono dire letteralmente non visivo oppure ignorare. Sono i ragazzi che non vi cagano di striscio.
sempre un po' pessimisti, sono dei ragazzi anche che si concentrano molto sul lavoro, quindi è una tipologia di ragazzi che finisce con restare single. Andiamo avanti con i ragazzi a digiuno. Questi sono ragazzi che magari sono appena usciti da una triste storia d'amore e quindi non vogliono mettersi con un'altra e preferiscono per un periodo focalizzarsi sul lavoro o sui loro hobby. Da distinguere con i ragazzi erbivori, perché probabilmente questi ragazzi potrebbero anche essere dei carnivori che hanno ricevuto una grossa delusione e quindi per un periodo scelgono loro di diventare passivi, capito? Quindi non è che necessariamente questi ragazzi sono passivi. Questa è un'altra categoria di ragazzi che è particolarmente popolare tra i giapponesi, che sono i ragazzi nukumen, che sono praticamente quei ragazzi che ti tengono caldo, quindi sono dei ragazzi gentili, pieni di passione, che seguono i loro istinti, quindi anche molto sessosi, adorano gli animali solitamente e adorano anche i bambini. Sono molte donne in carriera che per sfuggire allo stress della società vogliono a casa un ragazzo di questo tipo che le scaldi per bene e oddio. E sono anche detti ragazzi cashmere, proprio come la pregiata lana. Andiamo avanti con una tipologia di ragazzi che mi sta particolarmente sul cazzo, che sono i ragazzi iena. I ragazzi iena sono quei ragazzi che comunque sono carnivori, però sono quei carnivori che però diciamo che non fanno la prima mossa se non sono sicuri di vincere, diciamo. Quindi se non sono sicuri di poter conquistare la tizia, non vanno all'attacco. Quindi sono dei ragazzi che targetizzano le tipe che sono appena usciti da una storia d'amore molto triste, quindi che sono deluse, molto vulnerabili, o magari che hanno subito, che ne so, hanno perso il lavoro, capito? Quindi sono depresse e quindi vanno all'attacco proprio come le iene. Continuiamo con i ragazzi subculture. I ragazzi subculture sono tutti quei ragazzi, diciamo, questa diciamo non è una categoria che racchiude un singolo ragazzo, ma è una categoria che racchiude più ragazzi che diciamo che non sono i ragazzi normali, per esempio magari dei ragazzi con i capelli verdi o dei ragazzi magari di youtuber, perché anche quelli spesso finiscono in questa categoria, perché ancora per il Giappone fare lo youtuber è una cosa molto subculture. O magari, non lo so, magari sono i ragazzi per esempio che sono in una band o i cosplayer, cioè sono una serie di categorie, ecco, tipo gli emo per esempio finirebbero in questa categoria. E devo dire che sono una tipologia di ragazzi che non sono popolari con tutte le ragazze giapponesi, però magari c'è una parte specifica di giapponesi che sono estremamente attratte soltanto da questo tipo di ragazzi. Per esempio i cantanti Visual Kei, che si presentano così, sono una tipologia di ragazze che magari per la giappina tipica non sono particolarmente interessanti o fighi, però c'è una categoria di ragazze che sono dette bangya, che sono queste ragazze che vanno a tutti i concerti, bangya, band yar, quindi sono le ragazze che vanno pazze per i ragazzi delle band, che invece se le scoprirebbero dalla mattina alla sera. Passiamo adesso a un'altra categoria, che sono i ragazzi otaku. Voi penserete sicuramente che sono i ragazzi quelli che si trovano ad Akihabara, che quindi vanno pazzi per gli idol, che giocano ai videogame dalla mattina alla sera e che guardano gli anime e leggono i manga. In realtà sì, questi sono ragazzi otaku, però otaku in giapponese non vuol dire soltanto fanatico di anime e manga, ma è anche una persona che è fanatica di un qualsiasi cosa. Per esempio ci sono magari ragazzi che sono fanatici dei treni, dei templi, della fotografia, capite? Ce ne sono un milione. Quindi è una tipologia di ragazzi che vi sconsiglio, perché comunque sono dei ragazzi che sono interessati soltanto alla loro passione, al loro hobby, quindi non avranno un interesse in voi così grande da superare questa sua mania. Quindi diciamo che è molto difficile stare con questa tipologia di ragazzi. Potete stare con questa tipologia di ragazzi solo se avete degli interessi in comune. Vi posso fare un esempio: la mia amica Aki Dires è insieme a Joy. Joy è un otaku, però anche Aki Dires è un otaku, quindi condividendo la stessa passione si sono trovati e stanno benissimo insieme. C'hanno veramente un'ottima relazione e c'hanno anche un sacco di interessi comuni. Quindi se vi interessa un ragazzo otaku dovete perlomeno condividere un interesse, altrimenti alla lunga secondo me sarà un po' difficile. O lui rinuncia alla sua mania o voi vi iniziate a interessare alla sua. Vabbè ragazzi, che dire, stoppiamo quel video, scusate, devo stopparlo perché veramente il video stava diventando troppo lungo, quindi diciamo che continuerò venerdì all'1:45, quindi veramente non perdetevela perché vi farò la lista degli ultimi 15 ragazzi. Ragazzi scusate, ma non potevo far durare questo video 40 minuti, perdonatemi, e accendetevi la sveglia e noi ci vediamo venerdì all'1:45, vi aspetto numerosi. Il test lo farò a fine del prossimo video. Ciao!